Eccomi, buonasera. Spero si senta. Buonasera ragazzi. Allora, questa sera parliamo della situazione che riguarda la regione Campania e il diritto negato per tantissimi giovani e tantissimi studenti della nostra regione. Spero si sente, spero sia tutto che okay anche con la connessione perché c'era stato un problema prima leggevo sul dispositivo. Ecco, magari diamo qualche minuto anche agli altri per connettersi. Così riusciamo a fare una informazione un po' più omogenea a tutti voi che vi collegate. Innanzitutto, saluto tutti quelli che sono collegati: Maria dalla Sicilia, Michelangelo, Barbara, Antonella, Vincenzo, Michela Zanardi da Rocca Rainola. Eh, ciao Gennaro, Giuseppe, un abbraccio, un abbraccio a Rosa. E Salvatore Pezzella, che si è appena collegato. Ragazzi, buonasera a tutti, vi chiedo la cortesia per 30 secondi di condividere questa diretta, cerchiamo di farla arrivare a quante più persone possibili, cerchiamo di far arrivare questo messaggio a quanti più cittadini, a quanti più giovani possibili. Quindi vi chiedo anche la cortesia, so che ci sono tantissimi studenti collegati delle diverse università campane, anche università di tutto il territorio nazionale condividete questa diretta cerchiamo di far arrivare a quante più persone possibile questo messaggio buonasera Barbara in particolare ai tanti studenti campani ragazzi facciamo arrivare davvero questa voce la verità perché io ho ascoltato De Luca in televisione nelle dirette dire che lui sta lavorando per tutelare il diritto allo studio dei tanti cittadini campani dei tanti studenti della nostra regione, vi assicuro che non è assolutamente così, vi assicuro che De Luca non sta facendo nient'altro che fare una campagna elettorale becera a discapito degli studenti, strumentalizzando questo tema. Il tema del diritto allo studio che è fondamentale. E io me ne sono occupato per tanti anni, anche quando ero rappresentante degli studenti, perché io seguo questo tema da almeno, almeno dal 2014, quando mi sono iscritto all'Università di Salerno, dove sono stato anche eletto come rappresentante degli studenti. Sono stato per due anni vicepresidente del Consiglio Studentesco, ho portato avanti diverse iniziative, sono stato fra i promotori per la riforma del pagamento delle tasse universitarie. La nostra università ha il programma Onisia Premio il Merito, ossia quando uno studente riesce a completare il suo percorso accademico e quindi completando tutti gli esami durante quell'anno accademico, ha le tasse indietro, ha la cosiddetta restituzione integrale delle tasse. Ovviamente questo lo abbiamo fatto in sinergia con le tante associazioni, con le tantissime compagini dell'Università di Salerno e io come promotore di questa cosiddetta Unisa Premio il Merito ho sempre creduto che tutelare il diritto allo studio è tutelare gli studenti universitari, i giovani, sia tra le prerogative che qualunque rappresentante istituzionale debba avere. Ho portato avanti queste iniziative, ho portato avanti questi principi all'interno dell'organo, il Consiglio degli studenti dell'Università di Salerno, di cui sono stato vicepresidente, sono stato onorato di ricoprire questo ruolo per ben due anni, dal 2015 al 2017. Ricordo ancora oggi, il 2 luglio il 2015, quando... Fui eletto, un'emozione incredibile, e ho lavorato giorno per giorno al fianco di tutte le associazioni e di tutti gli studenti universitari per far valere il diritto allo studio. Questo tema che è sacrosanto, è garantito dalla nostra Costituzione. E non possiamo permettere che personaggi come De Luca vadano ad infangare questo tipo di diritto che i padri costituenti hanno voluto imprimere nella Suprema Carta Costituzionale. Allora io dico una cosa. Vi illustrerò quello che io ho chiesto a De Luca, ma voglio fare prima un excursus su quello che questo personaggio ha dichiarato. Voglio pensare che è stato anche erogato un contributo di 250 euro che molti pensano vada a tutti e invece no, tantissimi studenti sono stati esclusi per colpa di De Luca da questo contributo. Parleremo anche di questo. Ho predisposto un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'università e della ricerca. In quanto parlamentare io, Luigi Ovino, deputato del Movimento 5 Stelle, ho presentato un'interrogazione parlamentare, un atto di sindacato ispettivo, per chiedere al governo di intervenire su questo tema, creare un raccordo con tutte le regioni d'Italia e con tutti questi enti che si occupano e che gestiscono di fatto il tema del diritto allo studio. Allora, non è possibile che in Campania ad oggi ci sia ancora un problema. Dopo tre mesi di lockdown, tantissimi studenti che non hanno suffruito della mensa universitaria debbano vedersi trattenuta la parte, la quota, che uno studente ha di diritto tramite la borsa di studio. Spiego come funziona in maniera molto veloce. Uno studente percepisce la borsa di studio, diventa assegnatario, automaticamente gli viene detratta una quota che è pari a 540 euro per gli studenti che optano per il pasto alternativo come il fast food ed è pari a 700 euro per gli studenti che praticamente scelgono il pasto tradizionale a mensa. Questa quota viene trattenuta sulla base di circa un anno solare, sono circa nove mesi che la mensa è attiva, forse qualcosa in più, la mensa dell'università dove c'è, perché l'Università di Napoli magari qualcuno mi raccontava che non è neanche attivo il servizio mensa durante l'anno accademico, quindi in ordinaria amministrazione. Com'è possibile pensare che ad oggi uno studente che non usufruisce di questo servizio debba veder, veder venir mancare meno questa quota? Non è possibile, perché se io come studente non usufruisco di un servizio che lo Stato, che le istituzioni, che in questo caso l'ente le del diritto allo studio, di accordo con la Regione Campania, non mi forniscono. E allora se tutti gli studenti, io parlo di quelli di Salerno perché conosco tante associazioni che mi hanno sollecitato, che mi hanno inviato delle richieste e che io ho ascoltato, perché, lo ripeto, già quando ero rappresentante degli studenti ascoltavo tutte le associazioni e tutti gli studenti, oggi li ascolto come deputato della Repubblica Italiana, che Luigi Ovino, insieme a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, porta avanti l'attività di ascolto sempre, al di là del ruolo, e ad oggi non è possibile che si verifichi in Campania una situazione del genere, perché è davvero vergognoso. Io vi leggerò anche le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali che hanno portato avanti questa iniziativa. È da oltre tre mesi che con la chiusura degli Atenei tantissimi studenti universitari, rispetto anche all'ottemperanza delle prescrizioni governative, ossia il lockdown, quindi chiudiamo tutto, i servizi in qualche modo si sono fermati perché si è fermata tutta la catena di montaggio. Delle diverse attività produttive, la Regione Campania non ha più erogato i servizi di ristorazione a mensa per gli studenti universitari. In pratica, viene detratta una quota annuale dalle borse di studio di chi ne usufruisce, ovvero, se uno studente percepisce questa borsa di studio, gli viene sottratta automaticamente una quota, che è 540 per il passo tradizionale. Uh, 700 euro per il pasto tradizionale 540 per il pasto alternativo, ossia per il sacchetto che viene chiamato così nel gergo studentesco sarebbe il pasto uh, come i fast food, allora, tenuto conto di questa detrazione che uno studente dovrebbe percepire come servizio, mi sembra minimo, mi sembra logico dover rimborsare gli studenti quantomeno per questi tre mesi ossia per marzo, aprile e maggio i tre mesi in cui è stata chiusa l'università in cui c'è stata questa fase di lockdown e i tre mesi in cui nessuno studente ha potuto soffrire tranne quelli che sono rimasti presso le residenze tranne gli studenti che hanno continuato l'attività all'interno delle strutture dell'università o eh, soffrire di questi servizi ci sono tantissimi pendolari non per forza uno studente fuori sede percepisce di questi servizi anche i tantissimi pendolari che viaggiano e che non vivono all'interno del campus universitario o che non vivono nei pressi del campus universitario di Fisciano, magari qualcuno a Napoli, su Caserta, deve per forza usufruire di questo servizio. Perché questo? Perché se si considera solo il fuorisede è un problema, minimamente eh, ristretto diciamo. Se si considera tutta la platea degli studenti che percepiscono la borsa di studi, ma i pendolari, ma è mai possibile che se restano chi a Napoli, chi a Benevento, chi a Caserta, chi a Salerno e soprattutto ci sono tanti studenti fuori sede che sono beneficiari di borsa di studio perché sono fuori regione che però vengono inseriti come pendolari all'interno del sistema, ma è mai possibile che questi ragazzi non possano vedere diciamo garantito un loro diritto, il diritto allo studio, che il Presidente De Luca non ha mai considerato, perché la Campania è una delle ultime regioni per finanziamento come diritto allo studio, la Campania è una delle regioni che ha più problemi dal punto di vista degli investimenti, sempre per quanto riguarda le tematiche di competenza regionale, perché poi io faccio una distinzione, per la competenza nazionale ce ne occupiamo noi. Io, Luigi Giovino, parlamentare della Repubblica italiana, porto avanti le istanze degli studenti e delle associazioni qui in Parlamento e presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ma per quello che concerne l'attività regionale, bisogna in qualche modo sollecitare De Luca. Io non posso più accettare, ragazzi, che lui continui a fare queste uscite con i lanciafiamme, queste uscite una volta fa il simpatico, una volta vuole fare il pugno duro, una volta cita Bugs Bunny, un'altra volta cita altri personaggi famosi. È davvero raccapricciante. Lo è perché ci sono in ballo i diritti degli studenti. E come è possibile riuscire ad andare avanti in una famiglia quando devono pagare le spese magari dell'affitto della propria casa? Devono pagare le spese sanitarie per i, per i problemi che stanno avendo? Devono pagare le spese connessi a tutta quella che è l'attività ordinaria di una famiglia? E ad oggi uno studente che percepisce borsa di studio e che non prende un servizio dall'università non si vede erogata quella quota, la quota minima per la mancata erogazione del servizio. Io ho sollecitato anche la DISURC, che è l'ente del diritto allo studio regionale, anche se a mio modesto parere ha una minima competenza residuale. Vi leggerò anche la mia replica al Presidente che in qualche modo ha risposto al mio comunicato stampa che io ho, invitato, ho inviato per sollecitare il Presidente De Luca, che è a capo di questo organismo. Perché purtroppo se c'è un ente che ha pochissimi dipendenti e che funziona non in maniera ottimale, non, in mani non a regime, è, anche, è soprattutto responsabilità di Vincenzo De Luca, che è il presidente della nostra regione, che continua a fare il pagliaccio in televisione, sulle dirette, e investe 50.000 euro per sponsorizzare la propria pagina Facebook. Ditemi se è questo il tema attuale investire 50.000 euro per la propria pagina Facebook, non per fare informazione, per andare a dire che brucia i ragazzi con lanciafiamme che si vogliono laureare. Che poi io voglio pensare, e so, ho le prove, che tantissimi giovani sono stati rispettosi delle normative, sono stati rispettosi delle regole, ma non posso accettare che per colpa di 4-5 fessi che hanno abusato della loro età e del loro essere giovani abbiano gettato fango su un'intera categoria, su un'intera generazione. Io non ci sto a queste strumentalizzazioni e De Luca ci dovrebbe vergognare per quello che ha detto nei confronti di tantissimi giovani, perché sta anche strumentalizzando un tema fondamentale come il diritto allo studio. E qui è l'interrogazione che io ho depositato, perché si deve creare un'uniformità a livello nazionale, ma la Campania sta pagando tantissimo, perché le mense non funzionano e se la mensa non viene in qualche modo attivata per tutti gli studenti che hanno la borsa di studio e che la pagano, perché anche se uno studente non ne usufruisce, oggi la sua quota parte che viene sottratta sta in qualche modo contribuendo al funzionamento della mensa universitaria, però i ragazzi non usufruiscono di quel servizio e allora questi tre mesi economicamente chi glieli ridà indietro a questi poveri ragazzi che hanno tantissime altre spese, perché il mondo si è fermato per la loro famiglia, i loro, i loro genitori. Io spero, non tutti, però sicuramente la maggior parte non avrà più lavorato, avrà avuto una difficoltà economica. E allora perché a questi ragazzi gli deve essere negato un diritto? Perché De Luca non se ne frega di questo tema e qui interveniamo noi sotto ogni punto di vista: interrogazioni parlamentari, comunicati stampa, non lo lasceremo. Un attimo in pace, perché non può pensare che i ragazzi debbano campare da soli e che lui possa abbandonarli, perché che gli piaccia o no è il presidente della regione Campania e deve anche dare delle risposte a questi ragazzi in termini fattivi, non a fare la campagna e trovare in televisione a fare il pagliaccio con il lanciafiamme, questo a noi non ci serve né oggi, non ci è mai servito e non ci servirà neanche domani mattina. Premessa questa questione delle mense, io vi dico che c'è anche il problema del contributo l'una tantum, i 250 euro. Ma è mai possibile che De Luca prima annuncia in pompa magna che vuole dare questi soldi a tutti gli studenti universitari che hanno un ISE basso e su questo ci siamo e poi esclude gli studenti che non riescono a completare i propri CFU entro luglio dell'anno precedente. Cioè in pratica chi non è in regola con gli esami, e chi non è riuscito a ottenere determinati CFU non beneficerà di questi 250 euro. Ma mi vuole spiegare in questo momento a cosa serve e qual è la razio di questa norma. Se uno studente ha ah, l'ISE basso, perché la propria famiglia è in una situazione reddituale, non delle migliori, ma il contributo economico gli deve essere dato a prescindere dal rendimento che dà, perché questo è un contributo di aiuto, di sussidio a chi ha tantissime difficoltà, a chi ha già difficoltà in regime ordinario, che non riesce a portare avanti il percorso di studi, perché magari è uno studente lavoratore, magari è uno studente che ha già dei problemi nella propria famiglia, non è semplice. Come fa in questo momento Vincenzo De Luca, che è presidente della nostra regione, a pensare di escludere chi non ha completato i CFU entro il 10 luglio di un anno? Io veramente non riesco a concepire come questo le pensa queste norme. Come è possibile che anche i tanti assessori e i tanti membri della Giunta e del Consiglio regionale possano permettere ciò? Ma non c'è in Consiglio regionale, nelle file del PD e degli altri partiti di maggioranza, un, una sola persona. Che possa rappresentare le istanze dei giovani di questa regione. C'è Luigi Cirillo che è del Movimento 5 Stelle che insieme a me ha sottoscritto queste istanze. Abbiamo fatto insieme il comunicato stampa, abbiamo sollecitato insieme la Regione. Io in Parlamento, lui in Regione siamo entrambi sostenendo queste iniziative perché vogliamo tutelare davvero i ragazzi che hanno dei problemi economici in questo momento. Perché poi la crisi che è sanitaria e che è diventata anche economica avrà degli impatti ovviamente anche dal punto di vista psicologico su questi ragazzi e questi studenti. E allora per andare in chiusura io voglio dirvi che non è accettabile questo atteggiamento di De Luca, io sarò qui tutti i giorni ad attaccarlo affinché possa davvero avere il polso della situazione, ma perché De Luca non ascolta le associazioni, le rappresentanze? Noi abbiamo fatto qualche mese fa un'audizione in Consiglio regionale, in Commissione di trasparenza, anche con Valeria Cerambino, di tutte le associazioni studentesche regionali. Ha partecipato tra le tante anche Michele De Rosa che mi scrive qua, rappresentante di un'associazione dell'Università di Salerno, che ha portato un grande contributo. Questo ragazzo ha raccontato i problemi che hanno gli studenti con le borse di studio, con la DISURC che purtroppo non può essere efficiente. Ma io non voglio addossare la responsabilità alla DISURC Campania, la voglio addossare a Vincenzo De Luca, che non prende provvedimenti, non stanzia fondi, ci sono una decina di persone che lavorano lì, un personale davvero risicato per decine di migliaia di ragazzi che usufruiscono di questi servizi e decine di migliaia di studenti che ogni giorno hanno bisogno di avere delle informazioni, hanno dei problemi, vogliono un'interfaccia. E allora io non posso pensare che De Luca non si renda conto dei problemi che sta avendo la regione Campania e stanno avendo gli studenti di questa regione Campania. Invece di usare il lanciafiamme con i ragazzi De Luca deve usarlo contro tutte quelle persone che sono tornate ad inquinare la nostra terra durante il lockdown. De Luca deve fare questo se vuole fare qualcosa di buono, invece no, vuole attaccare i ragazzi, vuole strumentalizzare i ragazzi. Perché? Perché fa, fa bene andare in televisione e fare le dirette, ovviamente, investendo 50.000 euro. Ma si rende conto che questi soldi sono soldi che vengono utilizzati per sponsorizzare il proprio canale social e non per dare comunicazioni ufficiali. Ma soprattutto per andare a fare il buffone in televisione. E tutte queste cose che vi ho detto sono di competenza regionale. Io per questo ci tengo a criticare il suo mancato operato. Perché lui non sta in qualche modo adempiendo la sua funzione, sta solamente facendo una campagna elettorale continua, 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 facendo il pugno duro. E poi ai diritti dei ragazzi nessuno ci pensa, io non voglio farne una questione di partito. Se domani mattina De Luca mettesse mano ad una seria riforma regionale sul tema del diritto allo studio, io sarei il primo a fargli i complimenti. Gli darei una mano a portare avanti questa iniziativa e sono sicuro che lo farebbe tutto il movimento 5 Stelle. Ma non è possibile che ad oggi, invece di aiutare questi ragazzi, stanzi dei fondi che prima erano per chi ha acquistato dei tablet. Perché poi facciamo un riepilogo storico: all'inizio De Luca disse questi soldi serviranno a come contributo, come in qualche modo rimborso per chi ha acquistato dei tablet, e c'è un video che lo testimonia, eh? non me lo sto inventando. Poi dopo ha ritrattato perché l'abbiamo bombardato mediaticamente grazie anche alle associazioni dei tanti giovani e se ne esce dicendo no, il contributo servirà a tutti gli studenti a prescindere che hanno un ISA inferiore a 13.000 euro. E su qua siamo sulla stessa linea, almeno marginalmente però Che fa poi? Fa uscire che i requisiti escludono tutti quegli studenti che non hanno completato il proprio percorso universitario negli anni. Cioè, se tu sei al secondo anno e non hai fatto un determinato numero di crediti formativi universitari, tu non prendi questi contributi, anche se il tuo ISA è di 6.000 euro e di 4.000 euro, anche se tu hai dei problemi economici. Non lo prendi perché? Perché tu non capisce neanche che cos'è il diritto allo studio, lui strumentalizza ogni cosa come ha fatto con lanciafiamme e con le lauree. Sa neanche che cos'è una laurea secondo me, non può anche, neanche paragonarsi di fronte a questi ragazzi che hanno sofferto e hanno fatto un percorso universitario di 5-6 anni per le lauree magistrali, studiando e facendo anche gli studenti lavoratori. Chi si è impegnato nella rappresentanza studentesca, io conosco tantissimi ragazzi, vedo Angelo che si è appena collegato, che per dare un contributo all'università, per dare una mano agli studenti del proprio campus, si è impegnato anche nell'attività di rappresentanza studentesca e continuava anche a lavorare e ha sacrificato in parte il proprio percorso di studi, perché non tutti quanti siamo figli di chi economicamente è agiato e quindi c'è un problema di base che è sul diritto allo studio nazionale, ma che è soprattutto regionale e che quindi De Luca deve darci delle risposte, non può continuare a fare in bomba magna questi comizi investendo 50.000 euro sulle proprie pagine Facebook. Questo agli studenti non interessa, non interessa a noi, ma c'è bisogno di una riforma strutturale e di finanziamenti. La Regione Campania invece di dare fondi a pioggia e di farsi la campagna elettorale in televisione e sui social veramente aiutasse i ragazzi e i giovani che hanno avuto dei problemi che De Luca, ma tutto il Partito Democratico regionale non può neanche immaginare: nessuno, dal primo consiglio regionale all'ultimo. Che poi voglio anche capire quanti ne sono rimasti perché Mario Casillo è stato anche travolto da in un'inchiesta giudiziaria. La magistratura farà il suo corso, noi non emettiamo sentenze prima che lo faccia l'organo competente, ma c'è un dato di fatto, che ci sono anche due richieste di arresto per due parlamentari, che sono di Forza Italia, ma che hanno contribuito alla campagna elettorale regionale. E allora se ci sono personaggi che sono stati in qualche modo travolti dal ciclone giudiziario per corruzione, non per altro, per corruzione... Bisogna fare chiarezza anche su questo. E Mario Casillo, che è uno che ha preso tantissime preferenze, fa parte del Partito Democratico, ha un ruolo fondamentale all'interno di quella compagine politica in Consiglio Regionale. Così come Cesaro, così come Pentangelo, così come tutti quegli altri esponenti politici che sono stati travolti e c'è un'indagine in corso da parte della magistratura per reati di corruzione, non per altro. Quindi su questo bisogna essere precisi, perché non stiamo parlando di atteggiamenti lievi, superficiali, ma parliamo di cose serie. E quindi da questo punto di vista io mi aspetto la massima trasparenza, ma soprattutto nessuna morale da parte di questi partiti e queste persone. E pensate che alcuni di questi hanno anche chiesto le dimissioni, hanno anche chiesto... La sfiducia al ministro Bonafede, il ministro della legge spazzacorrotti, il ministro della legge contro il voto di scambio politico mafioso. Da queste persone, da questi personaggi, da questi partiti, mi aspetto solo un silenzio, una mia colpa, delle scuse all'intero popolo italiano e soprattutto, finalmente, un chiaro segnale di collaborazione, di lavoro sul tema della giustizia, del diritto allo studio e di tante altre cose ma io sono sicuro che la magistratura prima o poi queste persone le sbatterà in galera come già ha fatto per altre in Regione Campania, di quei partiti. Ragazzi, io vi saluto, ho risposto alle vostre domande anche perché le ho viste in diretta e commentavo in diretta anche senza leggerle. Sono felice che questa sera siete stati tantissimi a collegarvi per parlare di diritto allo studio di questo tema che per me è cruciale già da quando ero rappresentante degli studenti, lo ripeto, oggi Luigi Ovino è un parlamentare della Repubblica ma è stato rappresentante degli studenti all'Università di Salerno, la quale sono molto legato insieme alle tante associazioni, insieme a tutti i ragazzi che seguo costantemente anche dal punto di vista associativo, perché vi assicuro che tanti ragazzi mandano delle segnalazioni alla Regione, a De Luca, che non vengono neanche considerate. E io sono qui per questo, insieme ai tanti rappresentanti istituzionali degli altri organi, per ascoltare la vostra voce e portarla nelle sedi opportune. Vi assicuro che su questo non molleremo. Di Luca, se pensi di averla fatta franca, si sbaglia di grosso. Lui, anzi, approfitto per parlare di un tema che su Salerno è centrale che tanti giovani mi hanno segnalato, tra cui Luigi Bisogno, presidente di un'associazione Donation che fa volontariato, di cui parleremo nei prossimi giorni. Ci aggiorniamo domani, seguitemi perché domani sarà una giornata di lavoro molto importante. Vedremo provvedimenti, ci sarà anche la mozione di sfiducia al Senato e voglio aggiornarvi di cose importantissime. Non molliamo su Di Luca, mi raccomando, non mollate voi. Condividiamo questa diretta, facciamola girare e facciamo arrivare a quanti più studenti possibili questa voce, che è la voce della verità e della trasparenza. Noi lavoriamo, lavoriamo solamente per tutelare il diritto allo studio. Ragazzi, buona serata, perdonatemi se mi sono dilungato e grazie come sempre per essere in tantissimi.